Scata non è stata rapita né per vendetta né per ricatto, ne è certa la criminologa Roberta Bruzzone. Quel pomeriggio del 10 giugno, precisa, la bambina è rimasta coinvolta a suo malgrado in qualche episodio legato alle violente liti presenti ed è morta. Non escludo accidentalmente, poi ne hanno occultato il cadavere. Tutto si è consumato all'interno dello stabile in quelle drammatiche ore, ribadisce la criminologa. La piccola è rimasta coinvolta nella situazione tra adulti. Non punto il dito contro nessuno, ma Cata non è uscita viva da lì. Chi ha portato via il corpo senza vita dalle 15:30 circa, dopo le ultime immagini delle telecamere che immortalano Cata sul marciapiede esterno e poi rientrata sulla scala del palazzo all'ora della denuncia presentata dai carabinieri all'incirca alle 20, ha avuto tutto il tempo.